Aspetta, ti aiuto a scendere. Lasciamo stare. Mi raccomando, Jess, io non voglio sapere se è un maschio o una femmina, è chiaro? Ok, ho ricevuto il messaggio, d'accordo. Certo, è un'ecografia molto interessante, è un bel... È un maschietto! Lo chiameremo Jesse Junior. Com'è che vedi, Liscio, vero? Io non ho mai detto che è un maschio. Oh, è una femmina allora. Jessica Junior non uscirà la sera prima dei 30 anni. Io non ho neanche detto che è femmina. Che cosa è rimasto? Noi vogliamo soltanto sapere se il bambino sta bene. Stia tranquilla, lei non fuma e non beve alcolici, quindi tutto procede regolarmente. I suoi bambini stanno benissimo. Sentito, i bambini stanno benissimo, quindi possiamo anche andare. Ha detto i bambini? Ha detto i bambini. Esattamente, avrete due gemelli. E chi saranno i fortunati? Voi due, congratulazioni. Jesse, hai sentito che cosa ha detto? Oh, tesoro! Gemelli, eh? Io non volevo sapere questo. Due gemelli? Sono due bambini in un colpo solo, quindi viene fuori il primo, il secondo lo segue a ruota e poi li riportiamo a casa e li tiriamo su. Di solito funziona così. Ah. Ecco l'ecografia. Oh, Jessie, è così eccitante. Pensa, quella è la prima foto dei nostri figli. Vedete, qui c'è una testolina e qui la seconda. A volte uno si nasconde dietro all'altro. Oh, tesoro, sono così carini. Cominciamo già a giocare a nascondino. C'è nessun altro nascosto? No. Oh, sono così felice. Voglio subito andare in ufficio a dirlo a tutti. Ok, io invece mi tratterrò ancora un po'. D'accordo, allora festeggeremo stasera. Certo. Ci pensi, avremo due gemelli. Qualcosa che non va? Oh, no, no, al contrario, va tutto bene. È che un bambino in più, quindi doppia felicità. E vede, fino a ieri ero responsabile di un solo essere umano e ora invece ho già raddoppiato la posta. Comunque sto bene, davvero, potrei solo stendermi qui per qualche secondo. Ora potrebbe aprire l'ossigeno prima che sia troppo tardi.